Sto in una casa senza tetto, la ragazza che vive quassù mi è crollata dentro il letto. Le case di una volta non le fanno più, la mia musica fa boom finché il tetto non viene giù. Questa musica fa boom e c'è il tetto che viene giù. Le case di una volta non le fanno più, le case di una volta non le fanno più. Questa musica ti fa gridare, questa musica ti fa gridare, questa musica ti fa gridare, musica ti fa gridare, musica ti fa gridare, musica. Questa musica ti fa gridare. www.ano.it, qua direttamente al Carmadillo Studio per fare l'intervista a un artista molto importante nella scena di adesso. Mi alzo allora. Moita! La Moita è penso l'artista più cool del momento, cioè, esatto, sì. Siamo qua con la Moita che ci parlerà del disco di suo zio, che è Rufio. Esatto. Oggi Dante non poteva venire perché era indaffarato a lavorare in radio, insomma. No, scherzi a parte. Dal Salento, siamo qua a parlare con Danti del nuovo disco che è Mouse Music, in acquisto adesso. Dove? Parlacene un po' tu, Danti. In acquisto dove? Finalmente in tutti i posti, nelle migliori macellerie, insomma. No, dalle Fnac. Perché è carne fresca. Sì, esatto, perché è roba fresca. No, c'è una versione deluxe che si può trovare solo da GameStop, che è un'esclusiva che abbiamo chiuso con loro e sta andando molto bene, e poi si trova su iTunes, insomma. Ah, su iTunes. Allora, abbiamo sentito, abbiamo fatto il preascolto. Ti abbiamo asciugato un po', cara. Sì, vabbè, asciugato. Allora, sentiamo un prodotto misto. Nel senso che non è hip hop, non è house, non è techno, non è niente. Non è un cazzo. Come direbbe Dargen, non serve niente. Non serve niente, cazzo guarda. Allora, come è nata questa idea del progetto Mouse Music? Soprattutto tempistiche di produzione e da dove stacchi ti escono certe cose? Guarda, noi facciamo tanti pezzi. Il progetto Mouse Music non ha un inizio e una fine. Il progetto Mouse Music è il progetto Figli del Caos, è il progetto Disco Volante, è il progetto Disco Nuovo in continua evoluzione. Noi ne facciamo così tanti che ogni anno e mezzo ci guardiamo in faccia e diciamo: cosa facciamo? Ne tiriamo fuori qualcuno, ne scegliamo qualcuno e lo facciamo uscire. Ah, buono. Infatti vediamo che comunque siete molto attivi sulla scena YouTube, sulla scena comunque musicale, proprio da bombe così dell'istante. Questo qua era un progetto che dopo il disco finto e il disco volante, giusto, ho detto sì, giusto? Sì, no, non l'hai detto giusto. Carlito è da riprendere perché non ha studiato prima di venire. Io non studio mai, siete voi che mi dovete istruire. Sei un bastardo. Siete voi che mi dovete istruire. No, veniamo dal disco nuovo e il disco volante. Cazzo, il disco nuovo, non il hai disco visto? Finto. Hai visto, non lo sapeva. Hai orto, ecco. Vabbè, niente, questi due nuovi progetti che comunque erano tutti particolari. Sì, questa vostra impronta dopo Figli del Caos, voi che cosa fate? Guarda, noi facciamo quello che ci piace, fondamentalmente. Abbiamo la fortuna di poter Ma nella scena hip hop come vi si può inquadrare? Ah, secondo me non ci si deve inquadrare in una scena. Semplicemente, non c'è una scena nella quale mi sento prettamente inquadrato. Non è che perché faccio due o tre pezzi dance, allora come ti vedi nella dance? Cioè, no, non mi vedo. No, vabbè, ma voi nate principalmente come gruppo hip hop, diciamo. Sì, beh, diciamo che quello che abbiamo sempre fatto è parlare sulle robe. Minchia zio. Quindi rappare sulle cose. L'attinenza al rap la sentirai sempre. Come mia mamma adesso quando sente Jovanotti dice: oh, quello che fa il rap. Chi tu che fa il rap? Esatto. Vai, apri la porta alla Belva. Ecco, si parla di Belva. Ascolta, porta via quel cane che ci sta rompendo i coglioni. Sto parlando di me. Sì, stavo parlando di Walter Mike. Stavo parlando a Moita dicendo di portare via.
Noi stiamo facendo un'intervista e tu rompi i coglioni così. Stavo cercando il rotolo di Scottex perché è finita la carta igienica. Ma Carlo, ma ti sembra una cosa normale? Sì, beh, scusa, come ti pulisci il culo? Scusa. Perfetto. Con le dita? Due dita. Due dita. Allora, parlami un po' di questo progetto Mouse Music, produzioni all'interno a cura di chi sono, se ci sono featuring. Sì, ci sono mille amici. Produzione, a dire la verità, è tutto Rufio. Tutto Furio? Questa volta c'è una produzione di Alex Farolfi, di Tori Rocce, che era però nel portale, nella Deluxe Edition. E abbiamo lavorato anche con altre persone, però diciamo che abbiamo tirato in mezzo i nostri amici, quindi è una figata avere così tanti ospiti in un disco e... Io personalmente ho realizzato due o tre miei sogni, quindi... Max Pezzali, J-Axi, Sud, Caparezza, cazzo! Ah, c'è pure Caparezza nel disco, sì. Il pezzo non me l'avevi ancora fatto sentire, mi sa che era in fondo. Capra, Rezza! E il pezzo si chiama così. Ah, così? Sì, lo vuoi sentire? Fatto... Un ascolto veloce. Ma va, dai, facciamoglielo allora cercare allora e poi te lo faccio sentire dopo l'intervista a te. Dai, ok. Va. Allora, un messaggio che vorresti lanciare a tutti i tuoi fans, barra utenti, seguaci, come stacco li vuoi chiamare? Come li voglio chiamare? Non hanno un nome. Io spero che quello che faccio si rifletta sulla gente che è più o meno come me. Quindi dico, supportate i progetti e le cose in cui credete perché almeno continuiamo a farle noi. Questo è il messaggio. Vediamo comunque i tuoi video, i vostri video di ultimamente, ultimamente. Italiano, dove di cazzo l'hai messo? Sono molto particolari. Ultimamente non è male. Chi è, con chi parli? Un amico immaginario. Esatto. Sono video molto belli. Sono video molto belli secondo te? Tu come la vedi? Ma io la vedo abbastanza bene, sinceramente. Quello che noi cerchiamo di fare è mettere, oltre magari alla sceneggiatura del video stesso, un'idea ogni volta diversa. Quindi questa volta abbiamo preso un obiettivo che si chiama Gopano, che è una telecamera a 360 gradi e ti fa perdere, ti dà un po' l'effetto Pac-Man quando la stendi. Se mandi la mano a destra, la mano esce a sinistra. Infatti si vede nel video di Guercio che fai guarda. E io quando trovo questi gadget tecnologici vado fuori di testa e con il nostro regista Flavio Caruso ci divertiamo a fare queste cazzate, diventiamo dei bambini. Che è il vostro regista fisso adesso, no? Sì, diciamo di sì. L'era del Carmadillo è cambiata, mi ricordo la prima volta a Figli del Caos quando venimmo a fare l'intervista che era tutta un'altra cosa. Adesso possiamo vedere che avete anche uno studio per fare i video. Esatto, adesso facciamo, diciamo, tutto. Una persona entra qua e esce con un video, un disco finito e... Abbiamo cercato di riproporre quello che facevamo per noi anche per gli altri. Quindi è uno spazio creativo dove... Un centro sociale. Un centro sociale. No, diciamo che è un po' tutto questo. Cioè nel senso, adesso ne parliamo ma di là stanno facendo musica. Di là ancora stanno riprendendosi dalla serata di ieri sera. Quindi ne parliamo di Mastermind. Il mio amico immaginario qui si sta divertendo, quindi... È un centro creativo. Bene, molto bene. Che palle, continuo a perdere le domande. Sotto chi esce intanto? Vabbè, giusto per riprendermi. Usciamo sotto Sony, grande ritorno in famiglia. Non aveva preparato le domande. Ma va, non è vero. Ce l'avevo mentre parlavi. Segni che non ha preparato le domande. Basta. Visto che la domanda mi è scappata, è andata via, non vuole ritornare, siamo arrivati al famigerato angolo della puttana. Che secondo me a questo punto il nostro buon Dani è rappresentante. Esatto, appieno. In quanto angolo della puttana. Puttana. Cari ragazzi che non conoscete, cari signori che non conoscete l'hip hop o i Two Fingers, ecco qua lo spazio per lui per proporsi. Lo spazio per me per propormi, io lo prendo molto sul serio, vi dico tutti andate su twofingers.com, seguiteci nel progetto perché avremo uno striptease di Moita a un certo punto, che è una cosa che comunque tocca tutti i nostri cuori.
A parte gli scherzi, il messaggio non è per propormi, ma è per ringraziare tutti quelli che stanno supportando il progetto e i dati lo dicono, quindi siamo molto contenti di questa cosa. Quelli che ci vengono a trovare negli in-store, è una figata, ed è figo che ci sia tutto questo. Quindi il mio messaggio è seguiteci, perché se ci date i mezzi continuiamo a fare robe fighe. Boom, dove ti si può trovare sul web? TV. Sul web twofingers.com e poi su tutti i social network. Noi siamo molto socievoli. Allora, il disco quindi lo si può comprare principalmente su iTunes. Esatto, su iTunes. Poi si può prendere dai vari Fnac, Media World, centri commerciali specializzati, tabaccherie. E GameStop. GameStop, però c'è solo la Deluxe Edition. Ok. Quindi, bella. www.ano.it per me, per Moita che è sparita. Abbiamo perso il cane? Per Danti. Two Fingers, Mouse Music, out now. Carlito, ano.it, l'intervista finisce qui. Boom! Check it out.